È una gestione della problematica un po' sempre troppo di corsa. A nostro avviso questo tipo di fallimento governativo deve avere una fine. Quindi vorremmo veramente la soppressione, in questo caso del comma 4, con al proprio interno, lo articoleremo meglio anche dopo, i due esoneri di responsabilità civile, penale amministrativa e la proroga dei termini degli adempimenti di natura ambientale. Grazie. Grazie, De Lorenzis. Grazie Presidente. Io non riesco a capire perché ai commissari e ai nuovi acquirenti diamo un'immunità per la realizzazione dell'autorizzazione integrata ambientale, per l'attuazione di questo piano di risanamento degli impianti. Forse sarebbe stato molto più comodo a questo punto tenere la gestione Riva e dare l'immunità alla famiglia Riva, perché non si riesce a capire come mai coloro che sono sotto processo per praticamente un disastro ambientale e sanitario stanno pagando, mentre i commissari e coloro che subentreranno nella gestione dello stabilimento Ilva vengono esonerati da qualunque responsabilità civile, Grazie. amministrativa e penale. È uno scandalo, Presidente. Grazie. Onorevole Zolezzi. Sì, questa parte del provvedimento è chiaramente illeggibile e indicibile nel 2016. Appunto, a 40 anni dalla tragedia di Seveso, abbiamo il più grande emettitore di diossine d'Italia, lo stabilimento Ilva di Taranto, che emette diossine che potrebbero impattare sulla salute di 1 miliardo di persone, non solo degli abitanti di Taranto, dove nell'attuazione di un piano si deroga da qualsiasi responsabilità. Ma c'è da dire, su questo devo ammettere una coerenza del governo, perché infatti le riforme costituzionali prevedono questo, dare l'immunità a tutti, a un Senato che rimane con immunità. Quindi è proprio una logica cercare delle persone immuni per una super razza che deve dominare e distruggere il popolo italiano. Grazie. La ringrazio, onorevole Bonafede. Grazie Presidente. Mi permetto di dire che qui si continua e si persevera su una follia giuridica.